poi il resto non lo tracci neanche e cominci a lavorare col chiaroscuro. Ok, Ok? sì. Quasi subito. Perché fai dei lavori piano piano, poi vai ad approfondire, vai ad approfondire e quindi poi il resto viene fuori. Quindi scusami, tu non dai una mano, diciamo, di base che, su cui poi fai il resto cioè il Allora, volto tu lo lasci. la prima cosa che si fa è stabilite quelle, queste indicazioni canoniche, no? Per cui metti qui questo, questo qui, questo sta qui. Sì, Capite le varie proporzioni. queste cose qui di proporzione. E capito anche che... vedi che è venuto, carino. Al primo Capito? colpo, Perché la mano va da sé, cioè a un certo certo, perché punto l'allenamento c'è, va certo. da sé. Allora, una delle cose che va evitata subito è cercare di essere precisi subito. Quello va evitato completamente. Primo perché non è possibile. Secondo perché vengono fuori queste linee che si chiamano linee insistite, che sono A, in genere stai rovinando la Brutte, carta. è Che ci stai vero. pestando, 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 per cui non te ne liberi più, no? Mentre io queste impostazioni Sì, qui o le faccio sì, con la fusaggine, sì, ok? Allora, la sì, prima cosa che faccio a fusaggine, adesso ho fatto questi segni generali, no? sì. Sì. Ho fatto questi segni generali. Io faccio, da dove viene la luce? La luce viene da qui, benissimo. Allora, qui sarà così, qui c'è questo, qui è tutto in ombra, qui c'è un arco del naso, qui c'è tutto il fianco del naso, qui c'è un'ombra, qui c'è questo, separo di botto Ok, l'ombra luce e ombra, ok. molto leggero. Va bene. Ok? A Dopodiché fusaggine questo. a fusaggio, sì, perché è Ok. morbida, Perché sì? fra virgolette. Allora, fra imparare e l'eccellenza c'è la differenza dell'esercitazione deliberata. L'esercitazione deliberata vuol dire che tu vai a cercare le tue magagne Sì, e sì. t'alleni su quelle, Esatto, ok? In quella perfetto. maniera cresci, altrimenti trovi tre o quattro segni che funzionano e E fai sempre quelli, però è continui noioso alla fine. a riricicciare quelli lì. Vediamo un attimo più di così, non mi dà. Allora, quello che vedo. Sì, allora intanto questi denti non puoi lasciarli così, devi scurire qui e qui. Lo so, ma... E che fai? Prendi. Esatto, li ho provati, venivano troppo scuri. Allora, Con tu la prendi cancellina il... mi viene uno schifo. Con la gomma pane era meglio, però non me la sono Con lo lasciati sfumino così. Lo non ti funziona? sfumino venivano molto scuri. Come faccio? Con una Lo schiri? 4H? No, con la sporcatura dello sfumino. E veniva scuro. Io Dipende. l'ho. Beh, lo schiarisci un po', lo scarichi un po' e za, za, za. Ce n'è Cioè non appena ci metti appena. usi proprio lo sfumino da solo. Sì, l'ho fatto, l'ho fatto. Non si nota, ma una Oppure, velatura c'è. prendi un pennello, lo sporchi appena appena E glielo fa. e gli fai quel lavoro lì. Prendi un pennello. Che succede? Ok, al modello vedi che è più scuro qui e qui, poco poco qui e qui, per forza Dici, perché va, certo, a rientrare, perché la muscolatura... E lo zigomo che mi dicevi prima? lo zigomo, lo vedi che è più dritto, cioè è più, cioè meno. Allora qui, Meno se guardi curvato. qui è più Ah, chiaro, qui è ok. più chiaro, vedi, cioè se li vedi Sì, vicini lo vedi più meno vicino. scavato dovrebbe... Ah, È sì, meno ok, adesso scavato, lo vedo, sì. vedi? Cioè, Perché la qui guancia... non c'è niente da fare. Questi c'è tutta l'ossatura Sì. intorno all'orbita, no? Ah, Allora, sì. questo modello di Rayleigh stilizza molto. È una roba fatta così. Vediamo Che se poi non mi piace. il modello di Rayleigh funziona praticamente così. Tu c'hai questa testa, e peraltro sono quegli esercizi che stai facendo sul profilo, quei modelli lì, con cerchio piccolo, cerchio più grande, no? Cerchio più grande, la croce, tutta questa roba qui, l'attaccatura del coso, Ah, tutto sì, ha voglia. questo gioco qui Sì. Ma viene questo... da Loomis e da Rayleigh.
Sono due modelli, funziona così, tu c'hai sto cerchio, sì. Poi c'hai questo, gli altri due. Questa aggiunta. No, sì. Poi una volta che hai trovato l'attaccatura dei capelli, l'arcata sopraccigliare, cominci ad andare a cercare una serie di linee, no? Come ha messo l'occhio, cioè sì. Che le palpebre lavorano sopra delle semisfere. Sì. E questo, se stai lavorando di scorcio, è fondamentale, perché ti permette di capire che l'occhio qui gira in questa maniera e quest'altro addirittura vedi il bianco. Vedi? Non so se riesco. Sì, 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 sì. Ok. Sì. Per cui un occhio sta proprio mezzo fuori, cioè qui ci sono le palpebre che girano in questa maniera, poi fa così e gli gira intorno. Sì. E ti evita di cadere nell'errore di standardizzare gli occhi, che è un classico,